Ciao a tutti! Decima puntata della miniera stregata e oggi parliamo di una pietra molto bella ma anche molto pericolosa. La pietra in questione è il cinabro. Il cinabro è una pietra bellissima, è molto bella, lo vedrete poi dalle foto successive. È una pietra bellissima. Lo so, adesso finisco di dire che è una pietra bellissima, però è una pietra bellissima. Che in realtà si può trovare anche in Italia, ovviamente essendo una pietra che si trova facilmente qua e che può essere trovata facilmente, è però tossica. Quindi io, questa prima parte, ovviamente non posso consigliarvi di come usarla, non posso raccontarvi di esperienze, ovviamente, perché è tossica. Perché non ve lo dico, lo vedete dopo, però è tossica. È considerata una delle 10 pietre più pericolose. Quindi assolutamente. Se volete usarla, ho visto modi, ho visto esoteristi e streghe che parlavano di come usarla. Prevalentemente la usano all'interno di altre cose, cioè mai a contatto con la pelle, mai a contatto con abiti o cose così per evitare che la rilasci qualcosa. Ma sempre ad esempio all'interno di un sacchetto, all'interno di stoffa, però non stoffa leggera come l'organza, proprio stoffa più spessa, tipo sacchetti di jeans, per esempio, di modo proprio che non rilasci. Oppure all'interno di altre cose, all'interno di scatoline, all'interno di purché non sia a contatto con voi, ecco, solo questo. Quindi ovviamente io non l'ho usata, ma qualcuno che l'ha usata appunto consiglia, dice che funziona nel momento in cui appunto la si usa all'interno di altro, ecco. Detto questo, vi lascio al video sul cinabro, così capite bene perché è tossico. Tuttavia è stato abbastanza usato nell'antichità, anche se la sua tossicità si è scoperta di recente, perché se no è sempre stata usata come pietra. Vi lascio un bacione e noi ci vediamo fra 2 settimane. Il cinabro è un solfuro di mercurio e zolfo ed è pertanto tossico. Era la pietra dalla quale si estraeva mercurio. È di colore rossiccio e si trova per lo più in Italia, Spagna e Slovenia. Era molto conosciuto in Grecia e a Roma, dove veniva associato ad Hermes e Mercurio e gli venivano attribuite proprietà curative. Il cinabro corrisponde al secondo chakra e all'elemento del fuoco. Lo si può collegare ai segni zodiacali del cancro, dell'acquario e dello scorpione. Non ha proprietà mediche perché è una pietra tossica, pertanto non va tenuta a contatto con la pelle. In campo esoterico è utile nei seguenti casi. Nel portafoglio apporta successo economico, dona risolutezza e aggressività.